Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace su questo monte dove ancora una volta siamo saliti per celebrare la gioiosa memoria del dono grande che il Signore Gesù ha fatto qui a San Francesco, il più piccolo dei suoi servi e dei fratelli. Il dono sono le ferite del suo stesso amore, i segni della carità, quei fori, quelle ferite che lasciano trapelare tutta la luce nascosta e potente che viene dall'amore salvifico di Cristo. Quest'anno il ricordo delle stimmate cade mentre frequentiamo gli 800 anni della regola bollata di San Francesco e del Natale di Greccio. L'anno prossimo celebreremo gli 800 anni delle stimmate. Nell'unico centenario francescano che stiamo vivendo e che va dal 2023 al 2026, ripercorriamo gli ultimi anni della vita di Francesco, segnati almeno dal 1220 in poi da una grande prova interiore o dalla grande tentazione, come è stata chiamata, e che ha conosciuto il suo culmine proprio qui, alla Verna. Ma qui anche si è sciolta questa grande tentazione di Francesco e lo ha preparato all'incontro con Sorella Morte. Possiamo dire allora che la Verna è veramente una chiave di accesso per entrare in quanto Francesco ha vissuto qui, ma anche prima e anche dopo, una chiave per conoscere Francesco, uomo cristiano. Qui alla Verna infatti vediamo come il centro della vita, della persona di Francesco di Assisi sia semplicemente l'amicizia personale, profonda con il Signore Gesù, che ha dato senso e luce alla sua vita, al suo messaggio. Se cercassimo altrove il senso della persona e del messaggio di Francesco, rimarremmo frustrati o troveremmo un pezzettino di Francesco, non tutto Francesco d'Assisi. Ecco, nel 1223, stiamo celebrando di questo gli 800 anni, Francesco riesce a dare al suo ordine una regola ormai definitiva. È stato un cammino lungo, almeno dal 1209 al 1210, quando Francesco con i primi compagni presenta a Papa Innocenzo un foglietto con alcune frasi del Vangelo e qualche norma essenziale di vita e riceve l'approvazione dal Papa, solo orale, ma così possono vivere nella Chiesa e camminare come fratelli. Negli anni successivi questo foglietto cresce perché i frati si riuniscono una volta l'anno alla Porziuncola intorno a Francesco, prima 300, poi pian piano fino a 3.000, forse 5.000, per verificare alla luce del Vangelo e della vita le scelte che stanno facendo, perché escono da Assisi, dall'Umbria, si spargono nel centro Italia, poi nel nord e poi oltre le Alpi. Come vivere il Vangelo in situazioni così differenti? E soprattutto quando il numero dei fratelli cresce sempre di più. A Francesco non interessa tanto stabilire una regola che nei minimi dettagli descriva la vita dei suoi frati, no. A Francesco interessa, sta a cuore, mantenere viva la tensione evangelica, il desiderio di vivere il Vangelo e nient'altro, sempre a contatto con la vita. La vita e la regola dei frati minori è questa: vivere il Santo Vangelo. E allora per Francesco la regola è necessaria per custodire gelosamente proprio questo, la possibilità di vivere secondo il Vangelo. Nessuno ha imposto la regola a Francesco. Lui l'ha accettata, l'ha compresa, ma in questo senso, per custodire, lo ripeto, gelosamente la possibilità di vivere il Vangelo in una fraternità che cresce e che sempre più entra nella vita, nella missione della Chiesa. E allora, velocemente, non più tutti i fratelli saranno in sintonia con questo desiderio, con questa tensione di Francesco, vivere il Vangelo e nient'altro, e cominceranno a pensare
come un'istituzione, come una comunità che sta dentro la Chiesa, che ha le sue necessità, questa tensione diventerà anche opposizione. Ecco allora che Francesco, tornato dal viaggio in Terra Santa, in Oriente, lascia il governo diretto dell'ordine, rimane come esempio e continua a ripetere che l'unica vocazione che lui ha ricevuto dal Signore è vivere il Vangelo. Questa l'ha compresa grazie al dono dei fratelli e su questo, scusate il verbo, non schioda, non cambia, lo ripropone, lo ridice, e la regola vuole garantire per lui proprio questo dono, vivere il Vangelo. Ecco allora che alla Verna, dove siamo e dove ci prepariamo a celebrare gli 800 anni delle stimmate, che per favore non dobbiamo isolare le stimmate da tutta la vita di Francesco. Non è che qui Francesco ha avuto il premio, le stimmate, questa è una visione non cristiana. Qui Francesco ha raggiunto il culmine del battesimo che attende tutti noi, non ci verranno le stimmate, ma diventare una cosa sola con Cristo è la chiamata di tutti noi. Francesco qui lo ha vissuto in un modo singolare, ma dentro tutta la sua vita. Qui alla Verna Francesco ancora incontra il Signore Gesù nella sua parola, nell'ascolto del Vangelo, ma era stato così fin dall'inizio della sua vocazione, con i primi compagni, Pietro, Bernardo. E qui Francesco appena arriva cosa fa? Sull'altare apre il Vangelo ancora. Allora Francesco incontra Gesù nell'ascolto del Vangelo. Senza questo non c'è incontro personale, amoroso di Gesù. Ma Francesco viene qui dopo che ha ricevuto l'approvazione della regola e ha vissuto il Natale a Greccio, dove Francesco ha voluto vedere con i suoi occhi, toccare la povertà di Gesù che si è fatto ultimo, piccolo per noi. Ascoltare Gesù nel Vangelo, vedere Gesù nell'Eucarestia, dove ancora si fa piccolo per noi. E qui alla Verna è il terzo passo, già preparato nella sua vita, ma che qui vediamo in pienezza. Francesco che ora è attratto a entrare più profondamente nella relazione personale con Gesù, fino ad essere trasformato in lui. Chi ama vuole diventare un tutt'uno con l'amato, ma non per fondersi, non per possederlo. Ieri in un incontro sulla regola ad Assisi ci dicevamo che l'altro è un abisso, è un mistero. Se io voglio prendere chi amo e dominarlo, non lo amo e mi sfuggirà sempre. Francesco qui è attratto dall'amicizia, dall'amore del Signore Gesù, fino ad essere trasformato in Lui. Allora Francesco qui alla Verna può far sue le parole che abbiamo ascoltato da Paolo. Voglio conoscere Lui, le sue sofferenze. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio. Cari amici, questa è la nostra vocazione. Scusate, a che cosa ci serve? Cosa ci facciamo con un cristianesimo all'acqua di rose che serve per avere qualche buona azione, qualche pio sentimento? Il cristianesimo è questo incontro, è questa trasformazione, è questo entrare profondamente nella comunione con Dio attraverso Gesù Cristo nello Spirito. Se non c'è questo fuoco, cosa resta del cristianesimo? Pressoché niente. Perché tanti oggi non sono per niente interessati al nostro annuncio? Forse perché non vedono quello che Francesco qui ha vissuto, questa trasformazione, questa passione. Ci accontentiamo a volte di un cristianesimo senza passione. E questo non serve, perché oggi viviamo già in una società, in una cultura senza passioni. Un'altra in più non serve. Allora Francesco ci fa vedere qui il Signore Gesù, ci fa vedere il frutto del battesimo. Francesco qui anche ci fa osare. Diciamo la verità, in fondo questo vale nelle amicizie, nell'amore tra uomo e donna, vale anche nella fede. Noi non ci crediamo che sia veramente possibile.
Sì, tra uomo e donna i primi 6 mesi, dopodiché si entra nell'abitudine. La fede, va bene, qualche preghiera in più all'inizio, i nostri novizi, dopodiché, dai, adattiamoci. Francesco qui ci dice no. Il Vangelo urge, brucia talmente la vita di quest'uomo fino a consumarla e a non lasciarlo mai in pace. Se a noi il Vangelo ci lascia in pace, vuol dire che non lo ascoltiamo, vuol dire che ascoltiamo solo alcune parole. Ecco, Francesco qui alla Verna ci incoraggia anche oggi, mentre festeggiamo questo dono immenso che il Signore gli ha fatto per noi, perché noi siamo ancora mossi dalla sua fede. Francesco ci incoraggia ad osare di più, come siamo, peccatori, poveri, non così accesi come Francesco. Non ci preoccupiamo, Francesco ci invita, ci spinge a lasciarci bruciare dal Vangelo, a lasciarci toccare dalla sua presenza nell'Eucarestia, a lasciarci ferire dall'incontro con l'altro nell'amore di carità. Tutto questo affidiamo al Signore in questa festa delle stimmate, mentre ci prepariamo a celebrare gli 800 anni di questo dono, una memoria che vuole essere viva, che vuole bruciare la nostra chiamata a vivere il Vangelo. E così sia.